Paolo Procaccini, agente di Manuel Ricciardi, parla ai nostri microfoni dell'esterno romano che in questa sua seconda stagione con i biancoverdi ha collezionato 35 presenze, messo a segno 3 gol e confezionato 6 assist. I numeri sono dalla sua parte, ma come hai detto te, ci aspettavamo e mi aspettavo un finale diverso che magari non macchia totalmente la stagione di Manuel, che sicuramente è la più positiva fino in questo momento ad oggi, però ecco, l'amaro in bocca rimane per questo finale di stagione. Sul futuro dell'ex Ascoli e Legnago e sul legame con la piazza alpina, Procaccini è chiaro. Sicuramente c'è un contratto e quindi un accordo scritto da onorare. Poi io, come dico sempre, i matrimoni si fanno in due. Vediamo quali porte si apriranno, se verrà a bussare qualcuno, se verrà a bussare l'Avellino per un adeguamento, per capire, insomma, ci siederemo con il direttore Condò, come abbiamo sempre fatto, in maniera molto tranquilla e si deciderà insieme, ecco, se proseguire con il club o meno. Ad oggi l'Avellino è la squadra di Manuel, è la squadra che ha dato più a Manuel, è la squadra a cui Manuel ha dato di più e sicuramente è la squadra a cui siamo più legati. Prima parlavo di amaro in bocca per tutti quanti perché eravamo tutti sulla stessa barca in questo finale di stagione. Non c'erano contratti, non c'erano altre idee per la testa, c'era solo finire la stagione con la promozione dell'Avellino. Quindi assolutamente noi siamo legati alla piazza. È una piazza tosta da vivere, una piazza che dà e toglie tanto allo stesso tempo. Però si crea questo legame, si è creato un legame viscerale. La priorità di Ricciardi resta l'Avellino. Noi ci siederemo con l'Avellino per rispetto proprio a quello che l'Avellino ha dato a Manuel. Qualsiasi cosa, qualsiasi decisione sarà presa in accordo con il club.